Marco, come sei messo con sui motori? È molto bene, ho molto uno scooter. Bene. No, Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Cantera. Con noi oggi abbiamo un giornalista sportivo, conduttore di DAZN, Marco Cattaneo. Ma ciao, ma come hai detto bene, DAZN. 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 Aspetta, si dice DAZN, come diceva Diletta Leotta. Bravo. DAZN, qualcuno dice ancora DAZN, è preoccupante. Allora, oggi siamo pochi, ma come si suol dire? Buoni. Pochi, ma buoni. Pochi, ma buoni. No, tra l'altro simpatici, mi spiace batterli al quiz. Però sì, penso possa essere educativo e istruttivo per loro, se sono ragazzi. No, dovete farvi le ossa, ragazzi. Sì, sì. No, perché loro sono divertiti con Caresse di Marzio, che erano proprio due concorrenti, voglio dire, non all'altezza della Cantera. Adesso arriva uno che li mette un po' alla prova, mi sembra giusto. Siete pronti, ragazzi, voi? Ok, conosci il format, Marco? Sì, vi seguo sempre. No, tu devi dirmi no, mi devi dare il pretesto per spiegare le regole. No, vi seguo sempre, ma mi sono dimenticato perché ho la memoria di un pesce rosso. Non c'è problema, ti spiego io cosa andremo a fare oggi, sì, perché sarà un pochino rivisitato, non siamo in 10, ma siamo in 4 più 1, hai 4 categorie, sì, ok? Tutte diverse. Sì. Motori. La so. Stadi. La so. La carriera. La so. Carriera di chi, scusi? Appunto. Ah, ok, non la so allora. E chi ha giocato con tutti e tre? Chi ha giocato con? Tutti e tre. Tutti e tre? Sì, loro. Ok. No, poi ti spiego meglio. Okay, comunque, lo vedi il pulsante che è alla tua sinistra? Ce ne sono due? Vai, schiaccia tutti e due. Funzionano. Chi si prenota per primo risponde per primo, è il momento del punteggio. È un po' complicato. No, scusa, scusate, io sono dopo di te il più grande conduttore di quiz nella storia che do la televisione sportiva. Ma non è una cosa che dico io, è una cosa che è abbastanza riconosciuta e saputa. E quanto tempo ho per rispondere? 0,01 secondi. Ok, multiple choice, quante opzioni? No, no, non c'è. Ah, risposta libera, secca. Così, perfetto. Quante domande? 3 per ogni categoria. 3 per ogni categoria, quindi basta indovinarne 2 e ho vinto. Se io rispondo sbagliato, tocca loro e viceversa. Esatto. Okay. Se ti prenoti per primo, sì, rispondi correttamente, sì, sono 2 punti. Se ti prenoti per primo e non sai rispondere, risponde correttamente il tuo avversario, 1 punto per l'avversario. Se rispondi sbagliato, meno 1. No, quindi non mi conviene rischiare. Ma cioè, tu sei un esperto, sei un professionista, no, devi però rischiare. Sì, sì, ma raramente sono stato anche concorrente, a parte nomi, cose, colori, città, che sono molto bravi. No, perché, ok. Sì, vabbè, scusa, volevo parlare un po' di nomi. Va bene, cose, andiamo. Città, vabbè, dopo ci giochiamo. Sì. 3, 2, 1, si parte. Ultimo dettaglio, chi vince la manche io? Guadagna 3 punti. Ok. Partiamo? Sono molto nervoso. Allora, potresti, scusa, mettere un po' a tuo agio i concorrenti facendo delle domande così un po' semplici? Da dove vieni? Ok, vogliamo partire. Quanti anni hai? Ho 44 anni, vengo da Milano e ho una grande passione per lo sport. Quale sport preferito? Qual è il tuo sport preferito? Mi piacciono, guarda, tutti, ma il calcio in particolare. Okay. Ma anche i motori, le carriere e tutto quello che riguarda gli argomenti e gli stadi. E gli stadi, certo. Ti piace andare in giro, sì, per il, sì, mondo, tantissimo. E vuoi la pace nel mondo? Sì, ok, sì, a posto. Scegli tu la categoria. Prima domanda scegli te. Stadi. Stadi? Sempre. Tutti partono con gli stadi, anche di Marzio. Okay. Allora, primo stadio di riscaldamento. Eccolo qua. Ma cos'è? No, ho fatto io prima, Ho capito, ma tu avevi la luce, scusami, avevo il riflesso che mi disturba. No. Chi ha fatto per primo? Mi dispiace. Bar. A me pare troppo bar. Allora. No. Allora, tanto sbaglia, quindi è un meno uno e poi rispondo io. Allora, posso rivederla? No. Allora, dovrebbe essere Genova, il Marazzo. No, aspetta, il nome. Quello in quartiere? quello in quartiere, non lo sai. Giocò nel Genoa all'inizio del Novecento, tra l'altro fu tra i protagonisti dello scudetto, il primo della storia del calcio, l'8 maggio 1898. Si giocò tutto in un giorno, 4 squadre partecipanti, il Genoa Cricket Club e 3 squadre di Torino, vinse in finale con un gol ai tempi supplementari di Langsley 2-1 il Genoa. In quello stesso giorno, a 150 km di distanza, si combatteva a Milano i cannoni del generale Bava Beccaris contro i cittadini milanesi rivolta per la protesta per l'aumento del prezzo del pane. Lo stadio... Scusami, per aggiungere degli elementi. Posso toccare? Assolutamente. Lo sì. Stadio Luigi Ferraris di Genova nel quartiere Marassi. 2 a 1. Marassi era il quartiere. Molto bene. Io ti regalerei
i tre punti della categoria. Perfetto, però... tre a meno uno, dai. L'hai okay. detto? Secondo stadio. Tre. Aspetta, scusa. Stai dietro, che sennò ti avvantaggi. Sono come quelli che partono i 100 metri. Guarda in anticipo. Tre. Tre, due, uno. Dai. Prima prenota e poi guarda. Stadio Mazza di Ferrara. No? Come si chiama? Non ho gli occhiali, scusate. Attenzione. Cosa? Posso vedere anche io, scusa? Lo stadio è quello, ormai l'ha detto. Ah beh, sì, ok. Ma non si chiama così, mi sa. Tallo, il tuo turno. Marco, ho sbagliato. Posso rivederla un po' più da vicino? Veloce. No, da vicino. Da lontano. Un minimo. Ah, vabbè, adesso si capisce. Okay. Vai. Mapei Stadium. Corretto. Sì, sarebbe più stadium. Vabbè. 1-0 Marco, l'ultima domanda è quella decisiva. Adesso non mi alzo neanche. Bello questo di stadio, Urcas è bello. Lo vedete? Certi, Elisa, no? Certo che sì. Voglio vedere i seggiolini, le porte, le reti, il maxi schermo. Allora, io ho cliccato. Allora, sono solo indeciso tra il nuovo stadio dell'Atletico o lo stadio del Tottenham, forse. Non te lo posso dire. Uno dei due. Beh, prima ho detto di no. Poi, tra l'altro, barando, perché è chiaro che amica tua, dice stadio dell'Atletico, ti fa segno di no. Mi dissocio. Stadio del Tottenham, dice di sì. Tottenham Stadium. Esatto. No, però l'ho detto io, scusami. Ma mi sembra corretto. La categoria? Oh, io 3-1. Lui? Ah, abbiamo un diverso. Ah, no, va bene. Tanto rimonto la prossima. Zero. Il 3 dove è venuto? Eh? Il 3 dove è venuto? È un calcolo che ho fatto algebrico. Okay. Ma recupero la prossima, è stato un piacere, bravissimo. Quando la matematica grazie. Diventa un'opinione. Perfetto, clamoroso, ma grazie. Questo round finisce in pareggio, un punto a testa, prossimo concorrente, Talo, schiaccia il buzzer per chiamare un tuo compagno. Chiamo il Maccario. Maccario, la carriera. Quale giocatore ha militato in tutte queste squadre? Posso fare una prova, aspetta. Okay. Prova buzzer. E adesso devi rispondere. No, se sbagli meno uno. Allora, prima. E non ci sono tutte le squadre? No, non sono, ci sono tutte le squadre e non sono per forza ordine cronologico. Allora, Milan, Inter, Hellas Verona, Levante. Giampaolo Pazzini. Bravo. Sì, vabbè. Giampaolo Pazzini segna soltanto un gol con la maglia del Levante, che è la prima squadra di Valencia, anche se guardi l'anno di fondazione che è antecedente, contro il Real Madrid. Uno storico 1-0, lui giocò 6 mesi in prestito al Verona, club con il quale ha chiuso la carriera nel 2021. Seconda striscia. Fiorentina, Hellas Verona, Eintracht e Milan. Ma dai! Ante Rebic. Corretto. C'è nemmeno il tempo! Hai già perso la categoria? Te l'ho detto, ti do 5 secondi se vuoi. No, ma allora, fingi quanto meno di pensarci. Te l'ho proposto prima, ti do 5 secondi. No, non dirmelo, fai finta. Ma scusa, come hai fatto a battere? Perché loro ci pensavano. Ma io non ho bisogno di pensarci. Già quando ho detto Fiorentina ho capito. Sì, ho capito. Fiorentina, entra, poteva essere chiunque. L'ultima la facciamo per Questa è tua. Tanto non cambia nulla, no? Cambia, questo vale triplo. Ok. Questa vale tutto. Se indovino io. Flamengo, Juventus, Inter. Felipe Melo. No. Bayer Leverkusen. Va bene, non avevo ancora finito. Bayer Leverkusen. No. Flamengo, Inter, Bayer Leverkusen. Fai finta di non sapere. Flamengo, Juventus, Inter, Juventus, Inter, Juventus, Inter, Bayer Leverkusen. Dai, l'ho capito. Non lo so, ti lascerà. Ah, vabbè, si prenota. Vidal. Io ero in dubbio con Lucio, però non sapevo. Sai che io pensavo a Lucio. Vince la categoria Marco, quindi siamo sul punteggio di 4 a 1. L'ho lasciato vincere dopo due vittorie di fila. Sì. Cioè, bisogna farlo vincere. Sì, grazie mille. Prego, un cuore d'oro. Lo so, lo siamo dicono in tanti. E Marco, come sei messo con sui motori? È molto bene. Ho molto uno scooter. Bene. No, dobbiamo chiamare il nostro pupillo. Vai, Ste. Pupillo, aspetta. Qua recuperiamo facile. A un certo punto, vai, Ste. Prima domanda. Aspetta il bottone. Bravo. Io non metto neanche la mano sul. Non partecipi a questa categoria. Ok. Quanti mondiali di Formula 1 ha vinto Nico Rosberg? Aia. Uno. Sì, 2016. Vabbè. Questa era facile. È un sorcentino, ragazzi, però deve anche dire l'anno. Ma... molto bravo. Bravissimo. Pecca di superbia, occhio. Non fate cadere. Così non può rispondere.
Seconda, quanti Gran Premi di MotoGP sono previsti in Spagna nel 2022? Lui. Ah, peccato perché la sapevo anch'io questa. Io no, però posso dire... Domanda trabocchetto questa, eh? Catalunya. Quello classico. Aragon. Sì, due. Jerez. Jerez è... Valencia. Jerez sono quattro. Dovrebbero essere finiti, quindi dico quattro. È giusto? Ragazzi. Bravissimo. Qual però quindi, sì. 3-0 con Carissa, 3-0 con Di Marzio, devo fare 3-0 anche con te. Ah, finalmente hai dato una motivazione per l'ultima domanda. Hai perso. Allora, c'è chi perde e basta, c'è chi perde ma impara. Ah, ok. In questo caso, figurati. Allora, terza, chi sono i piloti del team Mooney VR46? Ah. Marini e Bezzecchi. Vabbè, vabbè. Giusto! Sì, è stata bella, bravissimo. Sì, per me sì. Sì. Per te un po' meno. Sì, è vero, è vero. Ma bisogna accettare le sconfitte e credo di poter maturare e crescere dopo questa batosta. Grazie. Sul punteggio di 4-4 andiamo all'ultima, forse, categoria. Ultima categoria, Stefanino. Chi ha giocato con tutti e tre? Allora, adesso io vi dico 4 calciatori e voi mi dovete indovinare. Quattro. Erano 3. Ti ricordi le regole, molto bene. 3 giocatori, il quarto me lo dovete dire voi. Cioè, chi ha giocato con tutti e 3? Handanovic, Kier, Riquelme. Il giocatore, Lo so, lo so, lo so, lo so. Aspetta. Ah, no. Kier no. Borja Valero. No. Vabbè, io posso anche non rispondere. Però, no. Perché no? Dai, provaci. È un centrocampista? È un centrocampista. Prima o poi di più. Scusa, Villarreal. Siviglia. Ah, ok, forse Banega. Attenzione. Grande, sì. Ah, bene, non ho premuto ma uguale. Il nostro Marco. No. Finite, non posso più premere. Ci sta salutando. Bravissimo. Allora, seconda striscia di giocatori. Zanetti, Tomiyasu e Criscito. Ce l'ho. Zanetti, però vorrei sapere chi. Javier, Paolo, Cristiano. Javier Zanetti. Sì, sì. No, no, lo so anch'io. Aspetta. Criscito è detto e... Perché a me Tomiyasu mi verrebbe da dire Mbaye. Zanetti, no. Aspetta. Palacio? No, aspetta. No! E anche 2-0, 4-0, no. 2-0. 2-0, dai, facciamo così. 4. È dura, Marco, è dura. Hai perso questa categoria. Aspetta, la terza è proprio irrilevante. Vai, no, dai, la terza, chi vince questo vince. Questo gioco è bellissimo. Ma sei pazzo, perché? Ma perché? Sì, sì, dai, va bene, vai. Rischiamo. Noi non vogliamo vincere, vogliamo stravincere. Cavani, Cuadrado, Zuba. Me la rischio così a caso? No, questo è difficilissimo. A caso? No, questo è difficilissimo. È difficilissimo o facile? No, non è proprio semplice. Io me la rischio. No, non ho giocato insieme. Vai se vuoi. Ilicic. No. Ha vinto? Sì, vabbè, l'ho sparato. Allora, ha giocato con Cavani al Napoli, con Cuadrado all'Udinese. Con Giuba alla Roma. No, alla Adana... Scusami, alla... No, era... Adana Demirspor. Sì. Ok, allora lo so. Scusa? E cosa? Chi? No, mi arrendo. Cuadrado dove? All'Udinese. Scusa, il primo chi era? Cavani dove? È giusto. Al Napoli. Chi ha detto? Hiller. Però lo stai giocando. Non sarei mai arrivato. Abbiamo vinto la categoria comunque. Quindi punteggio totale, vinciamo la categoria e arriviamo a 7-4. Incredibilmente. Allora, per il concorrente di un quiz, e io sono il più grande presentatore nel nostro di quiz televisivo, e quindi lo so, perdere, perché ho perso, cioè non mi nascondo dietro alibi, contro ragazzi bravi, preparati, abili e svegli come voi, è quasi un vanto. Cioè, se mi avessi chiesto all'inizio preferisci vincere o perdere, ti avrei detto forse perdere contro di voi. Ci crediamo poco, però adesso colpo di scena. Colpo di scena! Allora, siccome siamo
gentili, sportivi e cordiali con gli ospiti che vengono a trovarci, ti diamo l'ultima possibilità di pareggiare. Ah, veramente? Cioè, Lisa non ha mai perso. Lisa non ha mai perso. Io ho fatto questa statistica. Non ha mai perso. Quante partecipazioni? Zero. L'argomento del quiz, dell'ultimo quiz che ti ribadisco può permetterti di pareggiare. Fantacalcio. È appunto il fantacalcio. E già qua siamo 1-0 per Lisa. Allora, partiamo dalla prima domanda. Posso dire che le domande fin qui, i giochi sono molto belli? Prima domanda. No, aspetta, fammi vedere. Sembrava di fare ironia sul fatto. No, ok, scusa. Partiamo dalla prima domanda. Chi è stato il capocannoniere della Serie A 2020 e 2021? Quanti anni fa sono? Esatto. Dai. 2020-2021. Lukaku. Chi è premuto per primo? Io. Flip-flop. Lukaku. No. Immobile. Scusami. No. Cristiano Ronaldo. Risposta corretta per Marco. Cristiano Ronaldo. Grazie. Con quanti gol? Non te lo ricordi? 24 Lukaku, o 22 Lukaku, 24 Cristiano Ronaldo. No. O 27 Cristiano Ronaldo, 26, o 25, 23, 21. 29. Tanti? Molto bene. Abbastanza. Perfetto. Siccome Marco prima aveva sbagliato e stavolta hai fatto giusto, da meno 1 passi a 0, quindi 0 a 0. Nelle aste 2022-2023, chi è stato il difensore acquistato al prezzo in media più alto? Ma stavolta Marco. Teo Hernandez. Giusto. Dai. Impressionante. Giusto, corretto. Io voglio il VAR. Non capisco perché tu ti stupisca. No, cioè... No, ho risposto a una domanda correttamente, tu è incredibile, giusto? No, cioè, con tutti i calciatori che ci sono... Vabbè, è il migliore più forte di Hernandez, il difensore... Sì, vabbè, poteva anche essere... Poteva essere, ma non era. Io infatti, ti ho dato la risposta di chi era, non di chi poteva essere. Infatti, giusto, Teo Hernandez. Sembra quasi che tu stia tra le righe. Si figuri, no. Sì. Punteggio quindi di 2-0 per Vai. Marco. Terza domanda. Brava, carattere. Alla decima giornata, chi è il miglior giocatore dell'Inter per Fantamedia? Il dubbio per me tra due. Dumfries. È la tua risposta definitiva? No. Sbagliato. Lautaro. Sbagliato. Cioè, no, blu, Barella. Barella! Sbagliato. Quindi ho perso. No, dimmi prova a dire un altro due o tre. Dai, Dzeko. Sbagliato. E la vado. Lisa. Aspetta, no, l'ho già detto, ma è tu. L'hai detto la tale. Allora, lo so. Sbagliato. Potrebbe essere due o Rosi. Lisa, non è che puoi continuare. Aspetta. O Di Marco. O Andanovic, incredibile. No, infatti Andanovic. Unana! No. Aspetta. Ah, Calhanoglu è già stato detto? La stai dicendo tutta la rosa dell'Inter. Aspetta. Scusa, però Fantamedia cosa vuol dire? Se gioca una partita, è un voto alto. 12. Acerbi. Sbagliato. No, ma chi ha fatto le domande? Per nell'uovo. Sbagliato. Gossens. Sbagliato. Dzeko, Correa. Lukaku, una partita. Giusto! Ma giusto. Con la media di 7,83 punti. Contro Lecce. Brava. Questo round quindi l'ha vinto Marco. Cioè, ha pareggiato. Visto come siamo stati gentili e cordiali? Sì, e ho una richiesta, se possibile. Vai. Mi piacerebbe andare ai calci di rigore. Uh-huh. E fare la perché finire in parità così. Okay. Sì, e vorrei scegliere io la categoria. Colpo di scena. Allora, dato che non ci piace finire in pareggio, abbiamo preparato una categoria bonus. Ok. I numeri di maglia. Ciao Ila, ti abbiamo rubato la categoria. Ciao Ila. Sempre ciao. I nostri cuori. E quindi iniziamo, un numero di maglia a testa, quindi giocate tutti. Vidal alla Juve, stagione 2011-2012. Chi si è preso? Ah, ok, tu non hai la mano. È la prima stagione in Vidal, giusto? No, questo non può dirtelo. 2011-2012 devi fare tu il calcolo. Io la so, tra l'altro. Non voglio metterti pressione, ma io la so. Quindi se tu sbagli, perdi un 22. Punto. Bravo! Non sbaglia. La sapevo. Bravissimo, complimenti, bravo. 1-0 cantera. Ok. Questo è il momento del tuo riscatto. Complimenti alla vittoria. Questo è il momento allora, del riscatto. Non mettetemi giocatori impossibili. Allora, per te prima è stata Istanbul. Passano due anni. Sì, ma io tifo Juve, quindi le perdo tutte. Cioè, non so se hai capito la cosa. Cioè, quindi io le finali, lascia stare le finali. Cioè. Giacomo Raspadori, Italia Euro 2020. Arr. 20.
C'è tutto 20. No, aspetta, scusa, tu hai detto 20-20. 20-20. 20-20. Ok, ha detto 20-20. No, 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 non ho capito. No, no, no. Mi hai mandato in confusione. 20-20. No, no, io ho detto, io ho schiacciato e ho detto 20. Intendi 20-20? No, perché, no, no. No, perché è stato giocato nel 2021. Non, no, nell'estate del 20. Vi giuro. No. Allora, l'europeo 20-20 è stato giocato poi nel 2021, giusto? E quindi ho detto 20, dicendo no. 20-20 o 20-21. Ok. Mica ho risposto. Le righe, esatto. le unghie sugli specchi, sui vetri, no? Potresti ripetere la domanda? Certo. Giacomo Raspadori. No, 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 non mi ricordo. 20, 20. Con l'Italia? 19. Dico 19-20 e la fine della stagione. Allora, io ero convinto 20 perché si diceva il nuovo Pablito, sai, ogni volta che c'è uno con la 20. Però non hai 20. Euro 2020. Che però si gioca nel 2021. Mi sembra. Mi sembra. 18? No. Strano, io veramente avrei detto 20 e quasi lo confermo, però dico 21. 21. 22. Come... Esatto. Ah, 22. Sì, vabbè, ma l'ha detto tre volte. No, quindi infatti meno non vale. Uno. Vale? Meno 1. Ma io ho finito 20, 23, 18, 20, 18. Tutte 22 fin qui. Zero. 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 Bravo. Oggi veramente ho fatto bravissimo. Abbastanza pena oggi. No, ti riscatterai, no, mascherino, no. Vieni qua. Rimaniamo sull'1-0 per la cantera. Terzo rigore. Giuseppe Rossi, Fiorentina, 2013-2014. Io questo ricordo, ma di Fiorentina Juve 4-2. Anch'io, ma senza vedere il numero. E a me sembra di vedere un numero che sicuramente non è il suo, però a questo punto sparo e credo che sia assolutamente sbagliato. Un numero molto alto, vero? Alto. Cioè tra il 40 e il 50? No, nel senso come... come proprio come... Tu cosa avresti detto? 40 e 50. A me viene 45, ma non è 46, tipo 46. Ma non sono... Quasi, pochino. Rossi è iconico il numero, dai. Questo mette pressione. Rossi è iconico. Fai bene. Ah, dice 42 come risultato. No, non è... Sì, no. Però 40... Il 40. Vai, Ste, è il tuo momento. Ma io ho lasciato rispondere lui apposta. No, tu, io non mi ricordo. Ti dissoci da questo calcio. No, preferivo come categoria numeri di macchina o di moto. Mi ha dato, tanto lui ha sbagliato. Anche se sbaglio io non importa. Dovrebbe essere intorno là, dico il 47 di Foden. No. Altro rigore sbagliato da parte di entrambi. Rimaniamo sul punteggio di 1-0. Che numero era? 49. Prossimo rigore. Abbiati, Milan 2012-2013. Allora, Abbiati, Milan 2012-2013. Ovviamente Abbiati. Tanto la sbaglia. No, la sbaglio. Faccio. Allora, secondo me la decina è il 7. Mm-hmm. La decina è il 7. Io sono deciso tra il 76 e il 77. E fu una grossa polemica per quello che rappresentano i numeri, non lo ricordo bene. E mi confermi che ho 76 e 77? Certo. Secondo me ti sta trollando. Io mi ricordo un 2. No, è vero, no, non no, no. È 77. Chi lo sa? Potrebbe. Ok. Come no? 77. Bravissimo! Sì! 32. Ah, era il 32, ah, ok. Il 32, l'avevamo detto noi. Magic Johnson, tra l'altro. Sarebbe stata la mia prima risposta. Allora, i grandi conduttori di quiz, e non sono più io il più grande conduttore di quiz, ma Elisa, hanno anche questa capacità di farti credere. Questo per lo spettacolo, non tanto per la costruzione del gioco, ma per lo spettacolo, perché siamo all'interno di uno show come quelli che io conducevo, è veramente funzionale a creare engagement, no, nel pubblico. Certo. Molto bene, Elisa, la più grande conduttrice di quiz. Della la seconda. Di quiz. No, no, prima. Ah, prima. Mi ha superato. Ah, passato. Ultimo calcio di rigore. Per il rigore decisivo, la parola passa a me, il terzo miglior conduttore di quiz di tutti i tempi. E premessa, la risposta è facilissima. Questo il terzo più grande conduttore non se lo può permettere. No, no. Il secondo sì. Perché mette pressione. Sì, lo possono fare i grandi, cioè di giocare così con i concorrenti, ma se sei sul gradino più basso del podio, secondo me. Vediamo se però questi concorrenti sanno giocare e sanno dirmi qual è il numero di maglia di Leo Messi nel 2004-2005 col Barcellona.
dovrei saperlo perché commentavo le partite della Liga Spagnola. Io ho un'idea molto chiara. Siamo veramente interessati ai numeri di maglie dei giocatori. Ma possiamo chiudere qua, direi. Sì, chiudiamola qua, dai. No, ma lì ce lo sai. Bravissimo. Ma come no? Bravissimo. 30. No, no. Per me è 16, però. No, non è 16. Non è 16. No, Lisa Ceri, il problema sta aggiungere qualcosa. No, non è 30, 30, è 30 qualcosa. No, è quello il problema. Bene, nel dubbio hanno sbagliato entrambi. Però anche tu ti ricordi quando Messi aveva 4 anni, no? Però qualcosa di, no, 6 anni, qualcosa di forte, di potente ti è arrivato. L'ultima cosa che guardi è il numero di maglie. Cioè, guardi il capello come gli scende fluido su lungo le guance. Guardi come corre e l'erba sotto di sé brucia, bruciacchia, evapora quasi, 30. No? Per la, 30? Giusto. 30. Ed è proprio il 30. Grande. 30. Anche perché era il primo anno di Barcellona e adesso il PSG ha preso il posto al 30. Perché ad onorem. Ho stretto con mani oggi in tutta la mia vita. Bravissima. Quindi abbiamo vinto. Non è finita. 3 su 3. Non è finita. Non è finita. Posso fare anch'io quella roba di come si schioccano le dita? Colpo di scena.